ecco i nuovi fronti dell'impegno a combattere, colpire, debellare la criminalità organizzata. Che questa possa oggi anche tentare feroci ritorni alla violenza di stampo stragista e terroristico, non possiamo escluderlo. Pensa alla bomba di Brindisi, il presidente Napolitano, al rischio di una nuova stagione di stragismo. Ma oggi, dice, siamo più forti rispetto al 92 per la crescente mobilitazione di coscienze ed energie. E lo dice pensando ai giovani, del loro impegno ed entusiasmo l'Italia oggi ha bisogno, afferma, commuovendosi. Scendete al più presto in campo, aprendo porte e finestre, se vi si vuole tenere fuori, scendete al più presto in campo. Nell'aula bunker di Palermo spiccano le foto di Falcone, Borsellino, dei ragazzi delle scorte. Si alternano commozione a festa e ricordo, perché Napolitano attualizza il suo messaggio. Per rispondere alle esigenze dei giovani, per combattere la mafia, c'è bisogno di coesione sociale, condivisione di responsabilità e di riforme politiche che dovevano già essere fatte anni fa e ora sono ineludibili, dice, come la riforma elettorale. Napolitano e Monti incontrano poi le compagne di scuola di Melissa, morta a Brindisi. E mentre scorrono le immagini di Falcone e Borsellino, nell'aula bunker scende il silenzio. Risuonano perciò forti poi le richieste di verità e giustizia che Maria Falcone ripete, ricordando le parole di Giovanni Falcone. Saranno le azioni a contare, non le parole. Una richiesta di aprire gli armadi dei segreti sulle stragi e sulle trattative di quel 92-93, cui risponde Mario Monti anche davanti alla stele di Capaci. Non c'è alcuna ragione di Stato che possa giustificare ritardi nell'accertamento dei fatti e delle responsabilità. L'unica ragione dello Stato è la verità.